Prima di iniziare il video, ragazzi, vi voglio invitare a passare dal canale di Amebon79 che trovate in descrizione, perché è il ragazzo che in una calda mattinata di luglio mi ha aiutato ad elaborare questa teoria. Quindi mi raccomando, passate dal suo canale che se lo merita fa anche lui teorie Pokémon e quindi se siete interessati a questo genere di video è il canale che fa per voi. Detto ciò, buona visione! Me l'avete chiesto in molti, mi avete chiesto di dire la mia sulla teoria della sincronizzazione ipotizzata da molti sul web. Oggi vi andrò a spiegare, dandovi le mie motivazioni, perché secondo me questa sincronizzazione con le nuove informazioni non regge, ma al contempo proveremo ad apportare degli accorgimenti a questa teoria in modo tale che quest'ultima risulti più plausibile. Iniziamo subito. Partiamo dal constatare che, come ci dice il sito ufficiale di Pokémon Sole e Pokémon Luna, sarà presente un nuovo tipo di mossa in questi giochi che chiameremo Mega Mossa, ma attenzione, prendete questo nome con le pinze perché non è ufficiale. Ora, se la sincronizzazione fosse davvero realtà, di sicuro sarebbe legata a questo concetto di Mega Mossa. In sostanza, una volta sincronizzato, il Pokémon sarebbe in grado di utilizzare questo attacco potentissimo. A sostegno di ciò abbiamo due fattori. Il primo proviene dall'anime, dove abbiamo visto il primo Pokémon sincronizzato in assoluto, ossia il Greninja di Ash, che assumendo tale forma apprende anche l'utilizzo di una mossa devastante, grazie alla quale è in grado di lanciare una sorta di Shuriken d'acqua. Il secondo proviene invece da un'immagine rilasciata recentemente proprio a riguardo di queste mega mosse, ossia questo Pikachu che utilizza il suo attacco potenziato. Perché sono così sicuro che quell'immagine rappresenti proprio una mega mossa? Perché se guardate attentamente, la colorazione del Pikachu cambia ed attorno a lui si genera un'aura particolare. A questo punto, dato che introdurre due forme nuove in una generazione sola sarebbe un suicidio, possiamo solo concludere che se la sincronizzazione dovesse esistere, sarebbe di certo correlata alle mega mosse. Torniamo ora al nostro Pikachu. Il suo cambio di colorazione, che cosa vi fa venire in mente? Le varie schiariture che subisce mi ricordano personalmente le fasi di Solgaleo e Lunala, rispettivamente la fase sole nascente e la fase luna piena. Non solo, ma in uno dei trailer possiamo ammirare questi due leggendari eseguire quella che sembra all'apparenza la loro mossa peculiare nel momento in cui assumono queste particolari forme, rendendole queste mosse molto più probabilmente degli esempi di mega mosse più che una mossa esclusiva dei due leggendari. Ora arriva però la parte bella, quindi seguite molto attentamente. Questa ipotetica sincronizzazione sappiamo essere un legame che si instaura tra un Pokémon e l'allenatore ed è quindi molto diverso dalla mega evoluzione. Se infatti ha senso credere che un Pokémon sia in grado di mega evolversi e che un altro invece non ne abbia le capacità, cosa impedirebbe ad un Pokémon di legarsi ad un allenatore? Siamo consapevoli che sin dalle prime generazioni ogni Pokémon, per quanto irascibile possa essere, può giungere a legami profondi con il suo allenatore. Dunque, ogni Pokémon dovrebbe avere la possibilità di sincronizzarsi. Ora sappiate che nel mondo Pokémon esistono 621 mosse, spalmate in 6 diverse generazioni. Davvero verranno introdotte quasi 700 mosse in un'unica generazione? No, signori miei. È impossibile che si giunga a tanto. L'ultima possibilità che ci rimane è quella che assegnerebbe una mossa particolare per ogni Pokémon dello stesso tipo, e dunque si arriverebbe ad un totale di 18 mega mosse, un numero ben più ridotto e decisamente più fattibile. Ma qui entrano di nuovo in gioco i due leggendari, Solgaleo e Lunala. Quelle che abbiamo visto nel trailer e che abbiamo constatato essere molto probabilmente delle mega mosse, sono due attacchi specifici. Se Raggio d'Ombra può essere interpretato in vari modi, Astro Carica non ci lascia dubitare, giudicando il nome assai particolare, che si tratti di una mossa esclusiva di Solgaleo. Ecco dunque perché, secondo me, la teoria della sincronizzazione non regge. In poche parole, il legame della sincronizzazione dovrebbe poter permettere ad ogni Pokémon di utilizzare la sua mega mossa e introdurre così tante mega mosse non sarebbe fattibile.
Rimane però un'ultima spiaggia e voglio proporvela per poi vedere nei commenti cosa ne pensate. Tra la sincronizzazione di Pikachu e quella di Solgaleo e Lunala vi è una piccola differenza. Infatti, sulla fronte dei due leggendari appare una sorta di terzo occhio, cosa che non accade invece con il Pikachu che vediamo in questa immagine. Ciò mi fa pensare che forse Solgaleo e Lunala avranno una mega mossa che differirà da tutte le altre, che per questioni logiche saranno solo 18, una per ogni tipo. Si arriverebbe così ad un totale di 20 mega mosse, 18 generali e 2 esclusive di Solgaleo e Lunala, e chissà, magari anche qualcun'altra appartenente a qualche altro leggendario di Alola. Con questa precisazione, la teoria torna per me a stare in piedi, ma vorrei sapere cosa ne pensate voi di queste mie considerazioni. E mi raccomando di scriverlo in un commento qua sotto. Quindi signori, la teoria di oggi finisce qua. Vi ricordo ancora una volta di commentare scrivendo il vostro parere, di lasciare un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e un'iscrizione al canale nel caso non foste ancora iscritti. Detto ciò, vi invito anche a passare dai social che trovate in descrizione per rimanere sempre aggiornati e noi ci becchiamo in un prossimo video.